Siamo in compagnia di Nicola Melucci, presidente dell'associazione Stella Maris, che ha voluto dare vita a questa splendida iniziativa, a questa splendida realtà dello sportello Universo Donna. Ragionier Melucci, perché è nato questo sportello? Come è nato? Gli obiettivi e le finalità che si prefigge? Lo sportello è nato per l'intuizione di Gianna Cavallo, che è il perno principale, un po' il motore dell'associazione. E poi, per quanto mi riguarda, ho preso a cuore, ho supportato l'iniziativa per dare una risposta, ma più che una risposta, dare uno schiaffo all'amministrazione Stefano, che dal 2007 non è stato capace nemmeno di aprire l'ufficio delle pari opportunità. Per legge doveva istituire la commissione pari opportunità del comune, che doveva occuparsi di questi problemi. È un'amministrazione assente su tutti i problemi sociali, eccetto le prebende per alcune persone a supporto, o vuoi della casa, o vuoi per la sopravvivenza. In pratica la città di Taranto è diventata un'anarchia gestionale su tutti i settori. C'è una legge, la Cassazione ha condannato quelle amministrazioni che permettono ai fruttivendoli di tenere la frutta sui marciapiedi. A Taranto si continua imperterriti a tenere e a vendere la frutta sui marciapiedi. Questo non è concepibile più, non servono le telecamere. Servono. Sì, per reprimere. Certo. Però qui Taranto ormai ha bisogno di un corso di educazione civica, perché è venuto a mancare, per questo lassismo dell'amministrazione, l'educazione civica. In pratica state sostituendo l'amministrazione, visti i numerosi deficit e le lacune che l'amministrazione stessa presenta. Siete costretti a sostituirvi ad essa per garantire un minimo di servizi al cittadino. No, non ci vogliamo sostituire, è un'iniziativa privata di un'associazione che tiene a cuore la città di Taranto, così come abbiamo preso l'iniziativa dello sportello europeo, perché è inconcepibile che si perdano i finanziamenti per proprio le incapacità dell'amministrazione comunale. L'ultimo esempio, e lo abbiamo letto sui giornali questa mattina, per l'assessorata all'urbanistica si nomina una biologa. Io non so cosa c'ha da vedere la biologa con l'urbanistica, con un territorio complesso come Taranto, che ha bisogno di un assessore all'urbanistica, ma con grosse esperienze e capacità.